Sessore Andragora, abbiamo dovuto chiudere un'altra scuola dopo l'anno dei Lucidi, la Zippilli, ma insomma ci sono anche altre scuole attenzionate con positivi e classi in isolamento. Ci può dare un report? Assolutamente tutte le classi sono attenzionate. Ogni settimana come amministrazione svolgiamo un report e quindi chiediamo i dati formali a tutte quante le scuole, gli istituti comprensivi del nostro territorio per avere una fotografia puntuale di quelle che sono le situazioni. Sulla Noi Lucidi e sulla Zippilli la situazione era una situazione estremamente complessa perché le classi interessate arrivavano circa al 50% e quindi i numeri erano numeri assolutamente elevati, oltre le 100 unità di ragazze e ragazzi in qualche modo interessate o coinvolte in isolamento fiduciario, quindi in attesa di tampone. Quindi per questi numeri abbiamo ritenuto necessario dover intervenire con due disposizioni di chiusura delle attività in presenza. Sulle altre scuole invece abbiamo numeri certamente, mi permetto di dire, marginali, in quanto sono interessate pochissime, sporadiche classi a fronte di un numero complessivo di migliaia di studenti interessati. Quindi è evidente che in altre situazioni sembra tutto essere sotto controllo, per quanto possa esserlo in una situazione complessa e in piena pandemia come lo siamo in questo momento. Siamo intervenuti con tempestività perché i numeri stavano crescendo Ecco, alla Noi vertiginosamente. Lucidi adesso siamo a 22 Esattamente, alunni siamo partiti una positivi. settimana fa che avevamo 8 studenti positivi, uno per classe, delle 8 classi su 17 interessate. Ad oggi i numeri parlano di 22 ragazzi e a tampone sono andate soltanto alcune delle classi in isolamento fiduciario, quindi sicuramente questo numero continuerà a crescere esponenzialmente. Del resto, se consideriamo che circa il 18% della popolazione che si sottopone a tampone risulta poi positiva, è evidente che quando sono più di 100 le unità in qualche modo interessate dal tracciamento, dall'isolamento, anche lì dovremo attenderci altri circa 20 casi di positività, stando alla statistica, e quindi è ovvio che in via precauzionale la scelta più saggia per tutelare la salute e la sanità pubblica sia stata quella di intervenire e disporre la chiusura, almeno temporanea, fino alle date, ripeto, del 28 di novembre per quanto riguarda la Zippilli. Ecco, situazione sempre in aggiornamento, come il numero dei positivi, lei darà comunque gli aggiornamenti giorno per giorno. Ci sono comunque anche scuole con zero classi in isolamento, zero positivi. Sì, assolutamente sì, sono delle situazioni possibili che si stanno verificando, diplessi con zero casi positivi o addirittura di interi istituti comprensivi con zero classi in isolamento. Questo in qualche modo non ci deve assolutamente far abbassare la guardia, dobbiamo rimanere assolutamente concentrati sul tema per far sì che in qualche modo queste scuole non diventino dei focolai, ben consapevoli però che tante volte rappresentano un possibile veicolo, quindi su questo andrà fatta evidentemente una riflessione più approfondita.